Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio di presentazione del DLC Plazas and Promenades. In questo video andremo ad esplorare altre caratteristiche del nuovo DLC andando a vedere i tutorial 2 e 3 che sono stati presentati nei loro rispettivi Dev Diaries numero 2 e numero 3. Questo nuovo DLC porta questi bellissimi complementi di arredo nuovi e soprattutto le nuove aree pedonali. Come abbiamo visto, l'area pedonale, andando a selezionare come se fosse un parco, porta le proprietà col loro rispettivo riassunto. Ogni volta che si vanno ad aprire abbiamo prima di tutto il focus dell'area, che può essere, come vedete, residenziale, commerciale, uffici oppure misto, in questo caso perché è stato zonato misto. Bisogna prestare particolare attenzione al numero di camion che entrano e al numero di camion che prendono i rifiuti, perché se si va ad eccedere bisogna andare a cambiare il service point, bisogna andare ad implementarlo. A seconda di quanti camion passano dentro si andrà a sbloccare il service point di grado successivo, quello piccolo, medio e grande. Poi ci sono questi due tagli del cargo service point e questi due tagli del garbage service point. Bisogna prestare particolare attenzione al collegamento stradale perché ci sarà un forte traffico. Le nuove zone portano allo sblocco di 6 nuovi unique building che si trovano nei rispettivi tab che hanno aggiunto. Questo è il Zone Landmark che viene sbloccato per i residenti e che vedrete una volta raggiunto il traguardo di sblocco. Poi ci sono altri Unique Building, questa è una piazza che viene sbloccata quando c'è un certo numero di turisti. Veramente dei bei complementi di arredo. Questo è una zona commerciale, che anche questo, e questo è un altro unique building. Poi ci sono 4 policy nuove. C'è la slow driving che riduce a 20 km all'ora, quindi come vedete a destra quando viene attivata va tutto quanto a rallentarsi. Poi lo sugar ban, viene bannato lo zucchero, quindi le candy bar, il cioccolato, eccetera, e le persone hanno il 20% di vita in più ma sono infelici e commettono crimini. La street music invece li rende molto più felici ma aumenta sensibilmente la produzione di rumore, quindi bisogna stare attenti nelle zone miste con anche i pedoni di fianco. Questa dove mi sono fermato è particolarmente interessante perché il Deliver Everything, come vedete scritto, va a consegnare tramite i service point anche agli edifici che sono dentro la zona pedonale ma che non sono stati piazzati sulle pedestrian road nuove, sulle strade solo pedonali nuove, perché altrimenti il service point va a servire solo ed esclusivamente la zona, quelli che si affacciano sulla zona pedonale. Ovviamente questo è molto interessante per andare a ridurre il traffico in giro, però andrà a creare molto più traffico nei vostri service point, quindi probabilmente se sono scarichi riuscirà a sopperire, riuscirà a far fronte, altrimenti dovrete migliorare o usare qualche strategia, magari andando a raddoppiarli o cose del genere. Quindi prestate particolare attenzione al traffico anche per quanto riguarda i rifiuti. Ricordate che avete due tipi di camion, quelli dei rifiuti e quelli delle consegne. Non lasciate quindi i livelli dei service point dei due tipi andare in difficoltà. A completamento delle nuove zone pedonali sono stati aggiunti dei nuovi servizi della metro, due nuovi edifici, medio e piccolo, e una stazione treno che vedremo nel prossimo video.
queste stazioni vanno ad integrarsi perfettamente anche loro con il nuovo stile, come vedete, molto bello. E questo è il primo dei video. Ci sono molti edifici nuovi. Adesso andiamo a vedere il Dev Diary numero 3. E in questo tutorial del Dev Diary numero 3 andremo a vedere le piazze. Allora, con questo nuovo DLC ci saranno 10 nuove piazze e numerosi complementi di arredo che saranno presenti sia dentro alle piazze sia potranno essere piazzati singolarmente come voi volete. Quindi potreste decorarvi la vostra piazza in maniera autonoma. Un esempio che trovate è appunto questo. Come vedete ci sono anche le luci, ci sono le vecchie fioriere, ma anche le nuove. Questa è un esempio di piazza, questa è un'altra. Come vedete sono state messe nell'area pedonale, sono piene di colori e hanno alcune che vengono messe addirittura a cavallo. Come vedete si vanno a selezionare e si vanno a mettere fra i due lati della strada. È una piazza che si va a distribuire. Ci sono 23 nuove prop, nuovi complementi di arredo, 23, e 20 decals, 20 motivi che si possono usare. Poi ci sono queste bellissime tettoie di vetro che sono assolutamente qualcosa di insperato, non erano assolutamente presenti. Le piazze con l'acqua funzionante, l'acqua che si muove, ragazzi, e dei service building tutti nuovi. Queste sono le scuole. C'è la scuola elementare da 800 persone, e la high school da 2004 e l'università da 10.000. Poi c'è la nuova fire station e la nuova police station, quindi completamente nuove in linea col nuovo stile. E questo è il nuovo ospedale multifunzionale, molto bello. Ci sono, come abbiamo già accennato prima, dei nuovi edifici della metro. Ci sono 5 edifici nuovi dei trasporti che vanno a comprendere anche questa stazione compatta con 4 fermate del tram, che viene molto bene nelle zone dense, e questa splendida, fantastica stazione della ferrovia sopra elevata con i negozi dentro. Qui secondo me c'è uno spoiler del nuovo triple bendy bus che passa davanti alla stazione, che direi può benissimo fare da porta alle nuove zone pedonali che andremo a realizzare, usando anche i nuovi servizi, le nuove stazioni della metro, che come vedete in basso, adesso andiamo a fermare il video. Questa è la stazione grande e poi quella che sta piazzando nel video è la stazione piccola. È una bellissima stazione perché va a occupare solamente uno spazio di 1x2 e porta però 2 binari paralleli, quindi non uno solo. Molto bello per riuscire ad ordinare di più le nostre linee, quindi non andremo più ad avere code magari perché mettiamo troppe linee sulla stessa fermata, ma riusciamo già a dividerle. Mentre quella grande da le linee su diversa altezza, quindi sono messe a croce su diversa altezza. Uno spazio molto compatto. Questa è quella media che ci dà la possibilità di avere i binari underground sotterranei divisi in 2. C'è anche una nuova zona di specializzazione, la wall-to-wall specialization, che ci dà 48 nuovi edifici che nasceranno muro a muro, quindi non ci sarà spazio fra di loro. E direi che con 48 edifici commerciali
che verranno fuori in maniera random con i nuovi motivi, le nuove decals che sono veramente belle, vanno a dare qualcosa di assolutamente nuovo, come vedete. Di prima non era assolutamente pensabile poter fare qualcosa del genere, e con 48 edifici direi che ce n'è abbastanza. Si può anche mettere questa zona anche nelle zone pedonali che hanno non solo le zone commerciali ma anche residenziali, per esempio. E per questo Dev Diary numero 3 è tutto. Se vi sono piaciuti questi due video e vi è piaciuta la presentazione, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento e supportatemi nei prossimi video. Ciao ciao!